Un caro saluto ai telespettatori, siamo in gara 2 del campionato mondiale, no vabbè dai, è la gara tra i colleghi della mega ditta. Gara 1 era finita con Elia che aveva vinto di un soffio su Marco e poi Paolo III, vediamo se il duello si ripeterà, in questo caso vedete che Elia parte in pole position, qui vediamo con il 16 il Lorenzo che parte quarto, tutti pronti. Vedremo quali saranno i protagonisti di questa gara 2. Attenzione 3, 2, 1. Via, scatta i semafori, urlano i motori. Parte abbastanza malissimo Marco come al solito. Primo Elia, secondo Paolo. Qui vediamo sulla sinistra Super Max che si porta in quarta posizione. Mentre qua sulla telecamera vediamo la telecamera di Pierre che andrà poi a filmare tutte le fasi perché tutte le fasi della gara nel retro della classifica. Facendoci godere anche di duelli nelle parti più, diciamo, non di testa. Mentre primo si posiziona come al solito Elia, che sembra andarsene già dalle prime battute, Paolo sbaglia un pochettino la curva del tornante dalla parte opposta e passa Marco, quindi si ristabiliscono un po' le posizioni classiche. Vediamo Paolo che, come al solito, fa questa uscita un po' alla bersagliera, cercando di chiudere sempre molto la curva, forse esagerando e pa passando da un sottosterzo a un sovrasterzo in uscita. Questa è una cosa che con i kart 4 tempi un po' punisce perché rallenta molto nel momento peggiore, cioè quando il kart è già seduto, perché sono kart, ricordiamo, che non sono potentissimi. E quindi in uscita, attenzione, Marco tenta il duello, tenta di passare su Elia, gli dà due spintine, però in maniera abbastanza regolare. Comunque penso che la direzione gara non avrà niente a che dire in questo caso. Cerca di ritornare in prima posizione. Duello sul rettilineo, vediamo i tre che sostanzialmente hanno la stessa velocità, si accodano a Marco. Quindi Marco, Elia e Paolo, come al solito, fanno la battaglia in cima alla classifica, mentre in quarta posizione credo che ci sia Super Max, di nuovo al tornante opposto al rettilineo. Si fa vedere un po' Elia, Paolo sbaglia un po' la curva, rimane molto alto, anche Marco sbaglia un po' la curva, rimane molto esterno, perde poco, ma comunque va a poi perdere un pochino di velocità sul tornante successivo, sulla curva sinistra, che è un po' la curva un po' più, questa qua, un po' più la più difficile del circuito perché è difficile da interpretare. Infatti c'è chi va sul cordolo, c'è chi la prende stretta, c'è chi cerca di far scorrere. Vediamo qui davanti Super Max con l'11 che ci farà vedere durante il corso della gara, vedrete, saranno epici duelli. Questo è Pierre che è in quinta posizione, ottimo, ottimo, devo dire che ecco, vabbè, sono peggio di Mazzoni. Ho gufato contro Pierre, dovevo dirgli che non andava così bene. Comunque, vabbè, questo è il tipico errore che si fa con questi kart, avendo il freno solo sulla ruota posteriore. Se uno esagera un po' in entrata e poi preme leggermente di più, il freno va subito in testa a coda. Ritorniamo sulla testa. In prima posizione c'è Marco, Elia lo tallona e Paolo si gode lo spettacolo. Qua vediamo che, come anche in gara 1, Elia ha un po' più di velocità in uscita dalla curva, qui lo vediamo, però credo che non sia, ecco che si mette all'interno, non solo si fa vedere, ma passa abbastanza tranquillamente Marco. Come si vede dal punto di vista tecnico, sembra che Marco, credo che con qualche errore di guida, chiaramente non è che sia il Dio in terra, sia Senna. Attenzione, Marco ci riprova. E in questo caso fa la staccata lunga, non facile quella manovra. Anche Paolo, una volta che si è aperta la via, cerca di approfittarne, ma Elia non si lascia fregare. Dicevo che quella è la curva un po' più difficile dove fare il sorpasso perché è una curvettina a sinistra, molto molto insidiosa, dove è un attimo a perdere posteriore. Mentre sulle altre curve, attenzione Paolo, Paolo cerca la manovra, ce la fa, rimane più all'interno, la fa più stretta, addirittura si sporge come un motociclista dall'abitacolo, vedete questo stile, però sbaglia l'ultima curva, l'ultimo tornante e Elia lo punisce, lo saccagna. No, dicevo che sembra che su alcuni kart ci sia comunque, siccome si basano molto sulla tenuta del posteriore, quindi sulle ruote posteriori, basta avere delle ruote che magari sono leggermente più consumate, sono tutte molto allineate, però leggermente più consumate, in uscita si perde qualcosina, poi questa la si paga per tutto il rettilineo successivo, essendo comunque molto lungo il rettilineo perché il motore non ha tantissimi cavalli. Come si vede qua, Elia tallona Marco, esce un po' meglio,
E di nuovo sulla curva, sul tornante centrale, diciamo sul tornante che poi ritorna sui box, questo qua, i tre si affiancano. Marco in questo caso lo fa meglio, addirittura Paolo insidia nuovamente Elia, eccolo qua, forza Paolo, dai, come in ogni duello automobilistico, se il primo riesce a fare i suoi giri da solo mentre gli altri si fanno battaglia, è chiaro che gli altri perdono un po' terreno, quindi credo che Marco in questo caso si basi molto sull'aiuto di Paolo per riuscire a prendere un po' il largo. Paolo non è male, non è male assolutamente. Vedete che utilizza con parsimonia il volante, vedete che ha poche manovre. Questa è un'ottima cosa, soprattutto di kart. Però l'avete visto che ha fatto una leggera correzione. Questa correzione ha pagato un pochettino. Mentre vediamo nelle retrovie, torniamo nelle retrovie. Qui è. Anzi, no, questa è ancora la telecamera di Marco che inquadra posteriore. Mentre adesso siamo nelle retrovie, questo è Pierre. Mentre i primi sono già a metà sono già ormai nel tornante di ritorno, sono sul rettilineo principale. Attenzione Paolo e il solito duello. Paolo tenta ancora qualche manovra sul tornante opposto, va largo purtroppo e quindi perde qualcosa. Mentre Elia ha guadagnato in due curve tantissimo su Marco. Vediamo che si riavvicina in maniera lo squalo, direi ormai lo squalo Elia, che vedete. Sbaglia poco, il suo segreto è quello che sbaglia di sbagliare veramente poco. Qui siamo di nuovo con Pierre, mentre è inquadrato il numero 12. Andiamo a vedere chi è il numero 12. Il numero 12 è Dennis, quindi ottima prestazione anche di Dennis, che credo che sia in questo caso in quinta posizione. Perché Pierre sembra era quinto, mentre quinto, sesto sembra essere Dennis. Purtroppo la telemetria non ci aiuta perché la direzione gara non ci dà la classifica. Molto bella la pista, diciamo che potrebbe essere curato un pochettino il contorno, per esempio almeno sapere quanti giri mancano non sarebbe stato male perché nel tabellone c'è il numero, quindi bastava farlo. Infatti, ecco qua, attenzione al duello, qui c'è Dennis e davanti credo che ci sia esattamente, vedete, passa, ecco attenzione, passa Dennis, mentre più davanti abbiamo il numero 14 che è il Drago, Andrea Drago, ecco Pier ci riprova sul Drago. Vedete, il drago non ha neanche la tuta, proprio spavaldissimo, con la maglietta sbaglia Pier. Ritorniamo in testa perché Elia ha staccato Paolo e non solo si fa vedere, ma entra dentro nel tornantino centrale a Marco, molto pulito, Marco un po' gli dà strada. Adesso credo che cercherà di incrociare la traiettoria. Elia non fa la traiettoria migliore assolutamente perché non è molto all'interno, ma nonostante questo se ne va abbastanza tranquillamente. Non voglio dire che abbia un car superiore, assolutamente. Lì è molto bravo nel guidare. Tra l'altro, lui è un motociclista di buon livello. Ha fatto anche molte prove con la sua moto e con anche, mi sembra, con la Aprilia, sul circuito di Imola, che è uno dei circuiti più veramente più guidati. Ecco che Pierre, vedete che effettivamente è molto più forte di Drago. Lo supera e quindi credo che sia in questo momento in quarta o quinta posizione. Torniamo sulla testa. Questo è il retro della telecamera di Marco che sta inquadrando Paolo. Paolo sta perdendo un po' terreno mentre Marco sta cercando di recuperare su Elia, che è davvero leader della classifica, se ne sta un po' andando. Marco fa pochissime correzioni, vedete, cerca di tenerla il più possibile, purtroppo questa telecamera è un po' infelice perché rimane molto bassa, è sulla mentoniera e quindi non inquadra direttamente Elia. Vediamo qua, ecco Marco entra dentro, attenzione, Marco ha sbagliato. Errore clamoroso della seconda posizione, adesso è impiantato perché deve sterzare con il motore poco potente, con la frizione che non sfreziona e passa Supermax. Quindi ha circa 3-4 giri al termine. Colpo di scena, Marco ha fatto un errore, probabilmente l'ha provate tutte perché ha detto o questa alla viva al parroco, come si dice, o la va o la spacca, l'ha spaccata. Purtroppo ha pagato tantissimo perché a quel punto la ripartenza in curva, in uscita da una curva, con il kart che sappiamo benissimo ha una sale posteriore bloccato, quindi non avendo differenziale, se ci provi a partire da fermo con la ruota sterzata non va avanti neanche a spingere, neanche dargli una pedata nel sedere, e quindi alla fine Marco per tantissimo è in quinta, è in quarta posizione in questo momento. Quindi primo Elia, però Paolo non lo molla, non lo molla, sembra provare anche lui, a questa volta testimone dello sfidante, passa nelle mani di Paolo. Adesso vediamo che stiano già doppiando il beffo, che sapete benissimo ha la handicap di pesare un po' e di essere alto più di 2 metri, quindi aerodinamica scarsissima.
Marco, ormai disperato, è all'inseguimento di Super Max. Gli recupera nel giro di tre curve praticamente 2 secondi. Adesso ci proverà il tonnellino di ritorno, il tonnellino prima del traguardo, entra dentro, ma Super Max chiude, non se lo fa dire 2 volte ed esce più veloce. Super Max con questa felpa anni 90 che lui ci diceva portava nelle discoteche quando andava a beccare le squitinze, anche se le squitinze è più un termine degli anni 80 dei paninari, vabbè, non so come si dice negli anni 90, lui comunque sbeccava la stragrande con questa felpa un po' aderente. Ti faceva vedere tutti i muscolacci, lui che non ha neanche un muscolo tra l'altro. E adesso Marco ci riprova sul numero 11, entra dentro, ma gli lascia spazio, ma Super Max, nonostante faccia la traiettoria più larga, comunque Marco ha sbagliato, non so, probabilmente ha frenato troppo. Ci spiegava che alla fine della gara Marco ha avuto un po' di problemi con il freno perché essendo anche lui molto alto, non come Beffo, doveva tenere sempre sollevato, ci riprova Marco, ma Super Max non molla come se non ci fosse nessuno all'interno, lo chiude in maniera comunque legale, non è che abbia sbagliato niente Super Max, è giusto così, lui era davanti, è tra le storie sue. No, dicevo, adesso c'è un doppiato, che si è il Beffo, lo vedete. No, dicevo che doveva tenere sollevato il piede, quindi qualche volta gli veniva un po' il crampo al piede e ha anche sbagliato, probabilmente anche nella fase di frenata, attenzione! Di nuovo errore di Marco che butta fuori Beffo, scusa Beffo, mi spiace. Ci ha provato, ma non è serata. E di nuovo ecco un'altra manovra. Pier ci riprova con, credo, con Lorenzo. Stessa manovra, stesso errore. Ormai i concorrenti sono disuniti. In testa intanto Paolo gliela data su, come si dice, interviene tecnico Cisco. Vince Elia. Paolo secondo, bella gara, alla fine non ce l'ha fatta a fare l'attacco finale, quindi Elia ormai è imbattibile, secondo Paolo, e credo che quarto arrivi Marco, purtroppo Super Max non aveva la telecamera, arriva terzo. Marco disperato, purtroppo dopo una buona prestazione in gara 1 con un distacco veramente ridotto da Elia, in gara 2 le ha provate tutte, non c'è stato verso, quindi disastro, ha fatto un disastro. Però veramente divertente, devo dire, come gara, colpi di scena non finire. Vince sostanzialmente chi fa meno errori, chi riesce, soprattutto il testacoda viene punito tantissimo su queste gare, però ripeto che, come dicevo in gara 1, che vedete qui in alto a destra, potete godervi qui in alto a destra, sono gare assolutamente divertenti, soprattutto con mezzi uguali, e non è detto che con il mezzo meno potente le gare siano meno divertenti, anzi è esattamente il contrario. L'importante è che i piloti siano molto corretti, come sono stati, qui vedete Paolo arriva secondo, Super Max terzo e primo Elia, bravissimo. E contentissimi, quindi il gran premio di Formula 1 della Super Mega Ditta la vince Elia, secondo Paolo, terzo Super Max. Arrivederci al prossimo gran premio, vedremo cosa potremo organizzare. È stato veramente un piacere commentarvi dalla cabina di regia. Vi salutiamo alla prossima puntata di Driving for Fun. Ciao amici.